Ciao a tutte benvenute con una nuova recensione. Oggi parleremo di manga e di una serie finita. Per l'esattezza, in Italia le hanno dato il titolo I My Vampire ed è stato pubblicato dalla GP, è finito all'incirca un paio di mesi fa. I volumi totali sono 10. Ho aspettato a recensirlo anche perché, comunque, avevo appena aperto da poco il canale. e Poi, comunque, stavo aspettando di vedere come finiva la storia. Quindi, stiamo parlando di uno shoujo, però più che uno shoujo è comunque un josei, ossia, parla di storie molto simili agli shoujo, però i protagonisti sono più adulti quindi. Non si parla solo di storie incentrate sulle scuole superiori, ma si parla comunque anche di personaggi più grandi, di storie comunque anche un attimino più piccanti, e quindi hanno una definizione diversa. Perché di per sé lo shoujo manga è uno shoujo adatto a un target proprio di adolescenti, e incentrato con, con storie prettamente sulle scuole superiori. Il titolo originale è Junketsu Kareshi, invece il titolo inglese non è quello che gli hanno dato in Italia, ma è Pure Broad Boyfriends. Questo manga in Giappone è stato editato dalla Kodansha e l'autrice è Aya Shiawoto. È iniziato nel 2010 e praticamente è una storia prettamente sul genere soprannaturale vampiri. La nostra protagonista si chiama Kana, Kana è una ragazzina che comunque va alle scuole superiori. Un giorno per salvare un bambino che stava per essere investito viene travolta e praticamente è in fin di vita. In quel momento appare Aki che non è altro che un suo amico d'infanzia che lei si ricorda vagamente e più va avanti la storia più scopriremo qual è il legame... Che loro avevano quando erano piccoli, e il motivo di questo legame. Aki non è altro che un vampiro puro sangue, quindi trasforma Kana in una creatura immortale e la fa diventare sua schiava. Quindi, essere la sua schiava vuol dire che lui prenderà sempre il sangue da lei, lei avrà dei poteri particolari e logicamente è immortale. La nostra storia inizia così: lei poco alla volta inizia ad avere i ricordi di quello che è stato un evento traumatico che lei ha vissuto quando era piccolina e scopriremo il perché di tutto questo andando avanti con la storia. Ma le vere rivelazioni di per sé sono nel finale, perché praticamente noi all'inizio sappiamo semplicemente che Aki è un vampiro, il compito di Aki è quello di trovare delle stigma. Ogni stigma ha un potere diverso, quindi c'è quello della lussuria e così via, e lui le deve consegnare poi a suo fratello. Quindi più avanti va la storia, più suo fratello praticamente apparirà. Quello che noi qua conosceremo con suo fratello alla fine si rivelerà essere sì il suo fratello di Aki, il fratello gemello, ma in realtà sarà anche qualche cosa d'altro, perché lui ha continuato a reincarnarsi nel tempo, quindi lui è la stessa persona che all'inizio aveva tutte le stigma, quindi è il fratello, è il nonno, è il bisnonno, è il papà, si può dire che è un suo antenato di per sé. Noi un po' alla volta vedremo anche Elia, Elia a sua volta comunque è attratto da Kana e verso la fine non si saprà in realtà chi è il padrone di Kana, perché a un certo punto della storia si penserà che sia Elia, perché comunque loro si sono conosciuti quando erano piccoli perché è un gruppo di bambini provenienti da degli orfanotrofi, erano stati radunati, non si sa esattamente per quale rituale. Alla fine dovevano essere dei sacrifici. Però noi verremo a scoprire proprio nel finale che Kana era stata mandata lì apposta a sua insaputa perché lei in realtà aveva un potere particolare e quindi era importante che lei fosse presente insieme a tutti questi bambini. Di per sé la storia comunque è molto bella perché finisce veramente bene, finisce nel modo classico, comunque come finiscono una storia d'amore perché alla fine Kana e Aki comunque sono innamorati. Loro avranno vari momenti di difficoltà perché ci sarà un certo punto che Aki, impadronendosi di una stigma e dandola poi a suo fratello, lui perderà tutti i ricordi di Kana che un po' alla volta comunque torneranno e alla fine loro due... Rimarranno sempre insieme quindi, questo manga io ve lo promuovo. I disegni vabbè, sono bellissimi, come sempre, di questa autrice. Ha dei disegni veramente molto belli. Vedete, qui è quando lui comunque la trasforma perché non vuole che muoia. E questa che vedete, qua non è altro che canna quando era piccola, quindi, nel momento in cui la morde, lei inizia a ricordare il suo passato. E qui ritroviamo Cana che è già trasformata. La storia è molto interessante, è comunque ancora reperibile, sono dieci volumi, si è concluso da poco, quindi comunque a qualsiasi fiera o a mercatino dell'usato riuscite comunque a trovare tutta la raccolta completa. E vedo che molte persone comprano le raccolte quando sono finite. Quindi secondo me avere anche una recensione di tutta una serie può rivelarsi utile soprattutto per chi è abituato a comprarlo usate. Io man mano che escono in Italia delle storie che mi piacciono, le compro man mano, molte volte perché ho già visto l'anime oppure perché ho già iniziato a leggere le scan su internet. A me comunque piace avere il volumetto in mano, ad esempio un esempio banale è quello di Naruto, ve l'ho già detto in un'altra recensione, io nonostante abbia letto tutto il manga già... Online come scan, comunque io lo sto acquistando normalmente perché, comunque, mi sembra giusto e poi perché, comunque, per collezione mi piace avere comunque le storie che mi piacciono, quindi questa è molto bella. Anche perché io adoro le storie che parlano di vampiri, mi piacciono moltissimo. Quindi, quasi tutti i manga dove ci sono vampiri io li ho presi, come ad esempio Vampir Knight. Avevo anche tutta la storia di quella, oltre ad aver visto l'anime, avevo iniziato a conoscere anche quello con l'anime, poi era uscito il manga. Il finale, sinceramente, di quella storia non era proprio. non è finito al 100% come mi piaceva. però anche in quel caso, il finale non era male. Se dovesse interessarvi, siccome è una storia un po' lunga, io l'ho già messa via. Non, non, io adesso non ho intenzione di recensirla, però, se qualcuno di voi dovesse interessare la recensione di Vampir Knight, ditemelo che ve la faccio volentieri. Perché comunque ho visto sia l'anime che ho letto il manga. Quindi, logicamente, il manga va ben oltre quello che è la storia dell'anime. Perché l'anime, tutto sommato, è molto simile comunque al manga, la storia è la stessa. Però logicamente l'anime si ferma all'incirca a metà storia, quindi la storia va molto oltre. È interessante, però io una volta che finiscono le serie, anche per una questione di spazio, perché comprando comunque una media di 30 volumi al mese, capite che quando finiscono le storie, man mano noi le mettiamo via. Comunque questo manga costa 4,50€. Non penso che sia ancora sold out, quindi i prezzi di copertina aumentano e delle volte comprarle usate o comunque nelle fumetterie in blocco conviene rispetto al prezzo normale di copertina. Come vi ho detto sono 10 volumi, i disegni sono belli, io ve lo consiglio. Con questo la recensione di Is My Vampire è tutto, spero che vi sia piaciuta, ciao a tutti e alla prossima!